Eccoci qui, ciao a tutti mille milioni di iscritti, o speriamo magari un giorno, e oggi, a differenza del video scorso, non farò sempre un video tutorial, ma questo qua cercherà di essere un video tutorial vero. Premetto che io non sono un esperto di meccanica, di cambio automatico, manuale, di macchina in genere, mi ci diverto, quindi vi do qualche consiglio se veramente siete alle primissime armi, che a malapena sapete accendere la macchina. Allora, passaggi successivi ora ve li descrivo. Per quanto riguarda la guida con cambio automatico, come in questo caso, praticamente abbiamo sotto di noi due pedali. Abbiamo il pedale del freno, che è questo qui dove sto schiacciando col piede sinistro, e il pedale dell'acceleratore, che è questo qui col piede destro. Una raccomandazione che viene fatta per chi si avvicina per la prima volta su un cambio automatico, specialmente per chi viene da un cambio manuale: il piede sinistro, tenerlo qui, perché se il piede sinistro viene tenuto come d'abitudine con il cambio manuale, viene tenuto appunto fuori dalla pedana di appoggio laterale, ma viene tenuto sul primo pedale che si incontra, il primo pedale non sarà la frizione ma sarà il freno, quindi si rischierà di confondersi e andare a schiacciare, immaginandosi di schiacciare una frizione che in realtà non c'è, si schiaccerà il freno e si tireranno di quelle inchiodate, rischiando anche di essere tamponati. Quindi ricordatevi che sul cambio automatico abbiamo solamente due pedali, pedale del freno e pedale dell'acceleratore. Entrambi, a meno che non siate guidatori esperti, allora lì un altro discorso, potete permettervelo per guida sportiva, dovete cercare di utilizzarli con il piede destro, quindi quando accelerate non frenate, quando frenate non accelerate. Non vengono fatte entrambe le cose contemporaneamente per una guida abituale su strada. Per il cambio automatico una cosa da dire è intanto la partenza. Ora ci fermiamo. Per fermarci ci troviamo a macchina, ora vabbè, abbiamo lo start e stop, mettiamo il nostro bel folle, questa è macchina già accesa. Macchina spenta. Per accendere la macchina abbiamo il nostro tastino start, dobbiamo mettere il piede sul freno, quindi schiaccio il freno e schiaccio start. In questo momento si è accesa la vettura, abbiamo il cambio, questa levettina qui, su P, che vuol dire, che io sappia, non mi state a contraddire, parking. Comunque sta di fatto che quello che vuol dire quando c'è P la macchina sta ferma. Attenti che se mollate il freno, a meno che non abbiate determinati tipi di cambi dove vi inseriscono il freno automaticamente, ma macchine come queste, quando mollate il freno la macchina, se in discesa con la P, con questa P verde, è in folle, quindi vi va avanti o indietro. Per, non mi ricordo come si fa a frenare, per andare in macchina avanti quello che dobbiamo fare è in questo caso schiacciare questa frizioncina qui, tenere il freno schiacciato, schiacciare questo tasto che si chiama frizioncina, tenerlo premuto e andare, portare la leva verso di noi. Quindi magari all'inizio potrebbe essere difficoltoso perché uno per andare avanti si immagina che deve andare in avanti, invece no, la leva va portata verso di noi, si accenderà la D e cominceremo ad andare avanti non appena molliamo il freno. Se schiacciamo il freno stiamo fermi, se molliamo il freno già andiamo, specialmente se è una macchina diesel. Nel momento in cui schiaccio l'acceleratore vado e la macchina cambia marcia per i fatti suoi, a meno che non abbiamo il sequenziale, comunque anche con quello dopo un po' cambierà marcia per i fatti suoi. Per andare in retromarcia solita identica cosa, dobbiamo, prima ci fermiamo, una volta che siamo fermi schiacciamo la frizioncina, portiamo leggermente in avanti, abbiamo la N, portiamo di nuovo in avanti, abbiamo la R, quando molliamo il freno ce ne andiamo indietro. Ora andiamo avanti, quindi con due colpettini e via. Questo cambio, che è di una BMW, può essere utilizzato anche come sequenziale. Non abbiamo in questo caso il sequenziale al volante con le levette dietro, non mi serviva, io non lo utilizzo sequenziale. Questo sequenziale così funziona: abbiamo spostato la levetta a sinistra, verso sinistra, in questo momento ci sono le marce, noi ne abbiamo 8, le marce sono indicate sul display, aspetta che finisco la curva,
su quel display, S2 vuol dire che siamo in seconda. Se io accelero, mi rimane in seconda, passo i giri sino a che non accelero troppo e non mi cambia marcia lui, perché dopo un po' il sequenziale mi cambia automaticamente marcia, non mi fa andare fuori di giri. Ora vabbè, siamo in una strada in montagna, non me la cambia marcia, dovremmo provarla in un rettilineo. Semmai al prossimo video, quando se vedo che questo video vi piace, allora ne faccio un altro, se no pace. S2 vuol dire che siamo in seconda. Se voglio mettermi in terza, ora devo portare questa levetta verso di me, ora vi inquadro il quadro. Allora, aspettiamo che non c'è più il riflesso. Se voglio andare in terza, ecco, ho schiacciato, ora metto quarta, vedi, seconda, e dopo un po' mi ributta dentro la seconda perché sto andando a 10 all'ora, quindi tra un po', ora non scalo di marcia e vedete che ecco mi ha scalato lui da solo, ha messo la prima. Quindi praticamente su un cambio automatico non avremo mai l'effetto del cambio manuale innestando il sequenziale, cioè col cambio manuale io posso andare in giro in prima mina, dopo un po' sfondo il motore, però la macchina me lo permette. Sul cambio automatico, anche se metto il sequenziale, dopo un po' giustamente la macchina forza e ti mette o scala la marcia automaticamente per non sfondare il motore. Va bene, detto abbastanza, e ci vediamo al prossimo video e buon compleanno a tutti!